famiglia figurata. Vediamo la prima parte. Si parte dal tasto numero 7 con il quarto dito e facciamo questo qua, che sarebbe 7, 6 più 7. Poi il giro con le dita 3, 2 e 4. Aprire. Ripeto. Aprire la stessa cosa, ripartiamo sempre col quarto. E chiudiamo con 3 e 2. Quindi tutto il pezzo viene così. Poi continuiamo. Stessa cosa con le dita, cerchiamo di andare sul 5 col terzo dito. Quindi chiudi, apriamo e facciamo questa chiusura. Sarebbe. Vediamo tutto insieme come viene. Anzi, partiamo col 4. Vediamo con i bassi, poi andiamo a vedere la seconda parte. Per quanto riguarda la diteggiatura, poi vedi una diteggiatura che riesce a farla più scorrevole possibile. Perché magari adesso io se la faccio lenta, a volte mi capita qualche dito diverso da quando vado veloce, perché in velocità magari mi serve un altro dito. E quindi anche te, vedi, insomma, se non riesci a scorrere, controlla bene le dita. Vediamo la seconda parte.